Cavalli dentro le gabbie di partenza, partiti in questo momento. Parte lento in Yankee, parte veloce Evan Seager, parte veloce anche Strikhnos, no vacancy, timeout che poi si assesta in quarta posizione, precede anche Bautzen. Dietro a questi troviamo anche Codice d'Onore, poi Luigi Pirandello, Indian Key, che lascia poi in coda Mystic Alchemy in coppia a Re di Maggio. Mystic Alchemy è quello in ultima posizione. Si va così ad affrontare la prima parte della curva. Evan Seager ancora davanti, dettare un buon ritmo. Prima curva fondamentale per la spesa, perché c'è molto dispendio di energia in questa prima fase con le corse sui 2003 in all-weather. Strikhnos che segue in seconda posizione, in terza. Con la giubba arancio c'è No Vacancy, a precedere Timeout, poi di dentro c'è Bautzen, ancora alle spalle di questi anche Codice d'Onore, con la penultima posizione occupata da Re di Maggio e ancora Mystic Alchemy a chiudere il drappello dei partecipanti. Non ci sono state variazioni alla corsa con Eva Seager, con un bel passo, sta cadenzando il ritmo, c'è stata una discreta andatura fin qui. Strikhnos che segue in seconda posizione, No Vacancy che sceglie di galoppare percorsi più esterni, poi dentro c'è Bautzen con Luigi Pirandello, ancora timeout, Codice d'Onore sostenuto a braccio e frusta, Indian Key, Re di Maggio e ancora Mystic Alchemy in ultima posizione. Si va così ad affrontare la prima parte dell'ultima curva con Strikhnos che comincia a mettere pressione ad Eva Seager sfruttando un po' il peso basso, No Vacancy che si avvicina tra i cavalli, Luigi Pirandello che galoppa in quarta posizione all'esterno, poi timeout e ancora Bautzen con Luigi Pirandello, Indian Key, lo stesso Mystic Alchemy che prova la progressione dall'esterno. Siamo in retta d'arrivo con Strikhnos davanti, timeout che si getta all'inseguimento, all'esterno ci sono Luigi Pirandello, Indian Key e Mystic Alchemy, di dentro ci va Re di Maggio, tutto questo quando mancano 400 metri da percorrere, e ancora davanti Luigi Pirandello che adesso deve accelerare, Mystic Alchemy che ha preso un buon abbrivio, all'interno c'è anche timeout, Re di Maggio ed Indian Key, con i cavalli a 200 al traguardo, Luigi Pirandello è attaccato severamente da Mystic Alchemy che dall'esterno prova a farlo spunto, ma Luigi Pirandello per ora ha disinnescato tutti gli attacchi. Allora ci riprova nel tratto conclusivo Mystic Alchemy, ma ormai è tutto fatto con la vittoria di Luigi Pirandello che attacca presto addirittura e riesce a mantenersi fin sul traguardo. Secondo posto per Mystic Alchemy, per il terzo sono vicini Indian Key e Timeout. Vince Luigi Pirandello, figlio di The Factor, che ottiene così la sesta vittoria in carriera. Luigi Pirandello aveva una quota di 11. Germano Marcelli in sella per Simone Bocci al training e ai colori. Secondo, numero 8, Mystic Alchemy. Rivediamo poi lo stretto per il terzo, perché c'è anche Re di Maggio in quota, peraltro, per il terzo posto. Vince il 6 sull'8 e su questo non ci sono dubbi. Categoria questa che vede molto spesso un vincitore diverso ogni qualvolta si disputi una corsa diversa. Per il terzo ancora timeout, che dunque salva l'ultimo gradino del podio dal punto di vista numerico. 6 al primo, 8 al secondo, 4 al terzo. Questo era l'ultimo ordine d'arrivo che vi dovevamo. Gabriele Candi vi ringrazio, vi dà l'appuntamento alla prossima giornata di corsa in questo ippodromo domani, mercoledì, con le corse al trotto. Noi del Galoppo ci rivediamo venerdì. Grazie a tutti e buon proseguimento di serata.